Ben ritrovati, torna a trovarci Alberto Forchielli, Managing Director della Mandarin Capital Partners, nonché autore del libro Fuoco e Fiamme. Ben ritrovato Alberto. Grazie. Allora Alberto, sei passato da un libro con un titolo come Muovete il culo al libro Fuoco e Fiamme. Io ho iniziato a leggere, eccolo qua, la nostra regia subito ce lo mostra, e mi ha colpito un capitolo, tutti molto interessanti ovviamente, ma non siamo qui a parlare del libro, vogliamo prendere degli spunti. Uno spunto è, emerge dal perché il mondo sarà cinese. Ci racconti che sono 7 milioni i laureati cinesi ogni anno, e a proposito di, come si dice un po' in gergo, fare il mazzo agli altri, questi giovani cinesi sono ormai dei competitor con veramente delle chance altissime di entrare nelle migliori università americane, e ti battono fortemente anche al livello che avevi raggiunto tu qualche anno fa, non diciamo quanti anni fa, quando sei entrato ad Harvard. Allora, perché il mondo sarà cinese, Alberto? Ma sai, sono tanti, sono bravi, si applicano, sanno lavorare insieme, hanno fame, è dura. Se io li vedo, li ho visti crescere, ho diversi uffici nel mondo, ma io li ho visti crescere, i ragazzi, ogni anno, capito, sempre più su. 15 anni fa il nostro ufficio di Shanghai era da formare, bisognava tenerlo per mano, adesso invece fa le analisi più profonde, più complicate. Poi non hanno legacy, sono tutti orientati avanti, sono tutti molto, molto pronti a adottare ogni novità, ogni cosa nuova, sono i primi che la fanno. È veramente. E poi i ragazzi hanno delle scuole, studiano come delle bestie. E io la vedo molto, molto dura. Ma la vedi dura per gli americani? Allora per gli italiani? Tu hai sempre un altro capitolo adesso, però non vogliamo entrare troppo nell'ambito del libro. Dici che ci sono tre strade sostanzialmente per l'Italia. Delle poche eccellenze, pensi al food, al cibo, pensi alla moda, pensi anche alla criminalità, purtroppo, da un'altra strada, e pensi un po' al sottobosco. Non vorrei fare un confronto troppo duro, lo lascio a te, tra la Cina, il futuro della Cina e il futuro dell'Italia? Noi tra i paesi occidentali siamo quelli che comunque hanno pagato negli ultimi 20 anni il prezzo più alto, no? Perché loro sono entrati nei settori del mobile, sono entrati nella ceramica, sono entrati nel tessile. Noi abbiamo pagato un prezzo altissimo perché avevamo il settore industriale più alla mercé loro. Sai, il futuro, sì, adesso lei ha ripetuto la mia teoria della messicanizzazione, un pezzo d'Italia sulla criminalità e che la criminalità prosperi, un pezzo d'Italia in nero e lasciamo che il nero vada, poi alcune isole d'Italia moderne che si circondano quasi in compound, che cercano di stare sul mondo, ma soprattutto in virtù del basso costo. Noi siamo un paese, industrialmente parlando, low cost. Sulle produzioni, diciamo, più nobili, macchine automatiche, robotica, macchine utensili, i nostri tecnici sono bravi e costano poco. Costano un terzo del tedesco, per esempio, o un quinto dell'americano. Sì, però costano sempre molto di più del vietnamita. Sì, ma i vietnamiti per fortuna non ci arrivano lì. Cioè, ancora non fa, neanche i cinesi riescono a fare le nostre macchine. Cioè, le macchine, per esempio, packaging del distretto qui a Bologna, ti faccio un esempio, non ci arrivano a fare quelle macchine lì. Quindi lì tutta la meccanica di precisione, la microelettronica, lì non ci arrivano. E devo dire che ormai hanno dei costi più alti dei nostri. Cioè, un ingegnere cinese costa più di un ingegnere italiano, questo bisogna dire. E per cui, secondo me, lì l'abbiamo scavallata. Quindi vedi una luce verde, diciamo un raggio verde sulla situazione dell'Italia. Questa è la notizia, Alberto, sì, che eri ottimista. Sì, dei pezzi d'Italia ce la possono fare, ma dei pezzi, capito? Cioè non tutta l'Italia. Un pezzo d'Italia sarà succhiata dalla criminalità. Un pezzo d'Italia centrale sarà un mondo di nero, poi ci saranno delle isole con intorno, ma chi adora, sarà messicano. Io la vedo così.
Quindi vedi proprio questa messicanizzazione, saremo il Messico dell'Europa. Beh, insomma, lo vedi che non sei più neanche così ottimista come mi sembrava appunto strano che tu fossi. Senti, adesso ci ritorniamo. Prima però la situazione della Cina, tu continui a dire che appunto, e lo dimostrano i tassi di crescita, lo dimostra anche il fatto che si è usciti in relativamente pochi anni dalla miseria nera che c'era in Cina fino a pochi anni fa. Adesso c'è un ceto medio. Però poi intanto vediamo quello che succede a Hong Kong, che tu conosci molto bene come città. 1 milione in piazza, i giovani soprattutto tra i 18 e i 25 anni che scendono in strada per evitare questa legge sull'estradizione. Allora, il nostro ospite ieri quando avevamo commentato ha detto non poteva capitare in un momento peggiore per la Cina questa rivolta di Hong Kong. Tu come la vedi? Io sono ancora fermo nel resto di Hong Kong, ci ho vissuto 9 anni. Sono venuto via il 30 dicembre del 2015, che fu il giorno che fecero il famoso rapimento dei giornalisti, per dire. Questo è il giorno che l'ho abbandonato perché ormai la ritenevo irrimediabilmente cinese. Io sono stato con l'Umbrella Movement nel 2014 in piazza. Vediamo questi ombrelli per proteggersi dai lacrimogeni, perché qualcuno poi non capiva perché c'avevano gli ombrelli gialli. Prego, Alberto. È inevitabile. Ormai Hong Kong è loro e ne fanno quello che credono. Non possiamo fermare. A me ha sempre fatto un'enorme tristezza i cittadini di Hong Kong, i ragazzi, perché sono in questo buco, l'acqua manca, l'aria manca, l'unica prospettiva che un ragazzo di Hong Kong ha è andare a lavorare in Cina, dove viene trattato malissimo. È triste, tristissimo, ma dobbiamo combattere una guerra, dobbiamo cercare di contenere la Cina. Io su Hong Kong non mi spreco, nel senso che non c'è, l'importante è che la Cina riveli la sua vera faccia. È la cosa più orribile, io trovo, che chi sostiene la Cina sono i liberisti, che vorrebbero avere il mondo globale, che però rafforza un mondo liberista che rafforza il più antiliberale dei regimi. Questa è una cosa incredibile. Comunque Hong Kong è andata, spacciata. Non c'è niente da fare, quello è un rullo compressore, non possono neanche, il partito non si può fermare, capito? Non, e quindi dopo Hong Kong e Taiwan? Arriverà il momento di Taiwan, arriverà. Adesso a Taiwan viene assorbita già pesantemente nell'orbita economica cinese. Poi c'è uno sforzo di soft power molto molto importante, perché i giovani di Taiwan hanno accesso libero all'università, vengono popolate, possono avere il visto, quindi c'è più di 1 milione di taiwanesi nell'orbita cinese. Quindi Hong Kong è combattuta, certo, per i giovani di Hong Kong non c'è niente di peggio di vedere cosa sta succedendo ai loro compagni, per i giovani di Taiwan non c'è niente di peggio di vedere cosa sta succedendo ai loro compagni a Hong Kong, quello è orribile, però Hong Kong sarà una partita pesantissima, anche perché gli americani tornano di fatto a aprire l'ambasciata, tornano a fornire armi a Taiwan, tornano a ricevere a funzionare il governo taiwanese, e quindi stanno tornando indietro sulla loro accettazione della Cina intera, e questo qui su Taiwan ci saranno problemi pesanti anche militari. Certo, perché infatti lo stavo dicendo io, perché lì c'è un importantissimo posizionamento strategico di Taiwan. Lasciamo la geopolitica per qualche istante. Alberto, volevo sapere, allora, a fronte dei dazi, quante volte tu hai detto che alla fine la Cina perderà questo braccio di ferro dei dazi tra Cina e Stati Uniti? Si vedranno Xi Jinping e Donald Trump alla fine del mese in Giappone. Qui in realtà però la Cina continua ad avere un surplus nei confronti del resto del mondo, mese dopo mese, guerra commerciale dopo guerra commerciale. Cosa ne pensi? Allora, guarda, l'obiettivo degli americani, in realtà, lascia stare Trump, non è quello di azzerare il deficit, ma quello di riallocare il deficit verso paesi amici. Gli americani dicono, non ha senso che noi diamo, una volta che abbiamo deciso e siamo d'accordo che la Cina non è un paese amico, ma è un paese nemico che ci insidia,
ma perché dobbiamo concedere alla Cina un avanzo commerciale di mezzo trilione di dollari all'anno. Allora riallochiamolo verso paesi amici, Vietnam, Thailandia, Bangladesh, Messico, Italia, perché no? Tutto lì. E poi anche per problemi di sicurezza non possiamo accettare di importare componenti che poi finiscono all'interno della nostra industria, addirittura militare. Ok? Quindi lo sforzo è quello di il decoupling, non è il pareggio di bilancio, ma è quello di demotivare le imprese internazionali a investire in Cina e spostarle fuori dalla Cina. Per questo la Cina è paralizzata e non sa che mossa prendere contro l'America, perché se loro colpiscono le aziende americane in Cina, fanno il gioco degli uomini del decoupling americani, cioè fanno scappare ulteriormente le multinazionali, sono ingessati i cinesi in questo, capito? Non riescono a fare rappresaglie. Meno male, fino a questo momento almeno è così. Alberto, grazie infinite. Alberto Forchielli, Managing Director Mandarin Capital Partners, autore del libro Fuoco e Fiamme. Ci ritroviamo a luglio, Alberto, per commentare come sarà andato il discorso del dazi cinese. Grazie Alberto. Ciao, grazie, arrivederci. È tutto per lo speciale di oggi, ci ritroviamo tra poco.